Allora signori, bentornati nuovamente sul mio canale, siamo qui oggi nuovamente con Breakfast, 12° episodio della modalità carriera. Allora, torniamo nel nostro campionato Challenger, siamo a 1600 su 2200 punti che poi ti permette di avanzare al campionato pro. In realtà poi i punti in realtà sono di più, lì te li chiede solo per passare al grado superiore. Allora, ho dato un'occhiata agli eventi di oggi, come potete vedere, anzi come saprete benissimo, negli scorsi episodi facevamo sempre 3 sottocampionati per categoria. Per esempio, lo scorso video abbiamo fatto 1, 2 e 3. Il video precedente abbiamo fatto 1, 2 e 3. Praticamente 3 campionati per evento. Quindi dovremmo fare la stessa cosa con l'episodio di oggi. Solamente che ho notato che ci sono 8 gare in questo campionato. E direi che sono un po' tanti. Cioè andremo a fare tipo una roba come forse anche 50 minuti di video. Non mi sembra il caso. Allora facciamo così. Ce lo teniamo per ultimo. Vediamo cosa rimane. Noi ci facciamo un po' di eventi e vediamo cosa rimane per ultimo, cercando di lasciarci appunto questo campionato che ha 8 eventi. Quindi per questo video direi di farci questo qui, Demolition Derby Challenge. Poi potremmo fare questo qui, Demolition Racing at Race. Stessa cosa per questo qui, tra l'altro qui dice di comprare l'auto. Per questo video ce lo teniamo per ultimo, così perché magari compriamo l'auto, poi magari non abbiamo i soldi per potenziarla. Come terzo evento ci facciamo questo qui, dice 0 su 100, quindi sarà un solo evento, magari con 2 obiettivi. E come ho detto poco fa, ci teniamo questo per ultimo per questo video, perché dice di comprare una nuova auto, così abbiamo 3 eventi su cui fare soldi e non avere problemi nell'acquistare un'auto e modificarla. Abbiamo comunque 45.000 da parte, ma non si sa mai. Quindi chiuso questo piccolo preambolo, siamo con Follia Motoristica. È arrivato il momento di un bel derby di demolizione vecchio stile. Per fortuna hai trovato qualcosa a noleggio, così non dovrai distruggere il tuo camper per divertirti. Demolisci almeno 3 rivali e la casa su ruote è tua. Bene, quindi anche come nuovo veicolo ci sta, eh. Ah, ovviamente vi ricordo che siamo con il nuovo controller, eh. Quindi cerchiamo di, anzi cercherò di andarci molto leggero, con frenate, accelerate, cambi di marcia, giusto per non sfondare il nuovo controller. Allora, difficoltà ovviamente se l'avevo messa a principiante, perché ho recuperato come sempre gli eventi dell'episodio precedente. E ricordiamoci anche che come bonus, non so perché lì non ce lo dice, solo nel menu principale me lo dice, dobbiamo fare 3600 di danni. Quindi cattivi con questi, con questi camper. Cerchiamo di evitare. Ecco, appena detto. Bello. Minchia, ci siamo demoliti pure noi però, eh. Cazzo, tutto rosso, già motore e sospensioni. Thundercat! Questo mo lo prendiamo di mira e alzo subito il freno a mano. Ce l'ha sto camper il freno a mano? Ha voglia, se ce l'ha, ha voglia. No, se, ma dai, ma non ci credo come mi ha burlato male. Però questo è messo male. Preso, devastato, ok, ok, buono, buono, buono. Oh, che cazzo state a fa? Sì, vabbè però, niente, mi riposiziono, non mi fanno più muovere. Aspetta, aspetta. Ma scusa, ma Thundercat non l'avevamo appena distrutto? Che cazzo è? Si è riposizionato? Mi è già messo male, ne approfitto. No, niente. Aspetta, aspetta, seguiamo Psycho Missile. No, vabbè, me l'ha burlato male. Vabbè, vabbè. Gira, gira, gira. Forse è ancora vivo. Eccolo, eccolo, eccolo. Bello, devastati due. Io mi riposiziono perché devo un attimo riprendermi. Aspetta, aspetta, quello è messo male. Sei mio, bello. Preso, sfida riuscita. Bene, pensiamo solo a fare danni e a sopravvivere. Tipo questo, questo, guarda, dammi una gioia. Buono, come mi hanno devastato, ma signori. Ma non è vero. Oh, ma perché mi fa partire in folle? Ma mica sono con volante e pedali, eh. Cosa fa quell'uomo lì fuori? Scusate, questo me lo vado a pia io, eh. Me lo vado a pia io questo. Si è fatto un cazzo, si è fatto. Dai, accelera. Ciao, bello. Devastati 5. Ci stanno di lusso, eh. Adesso rientriamo in pista. Questo, questo, questo è messo male. Dammi la gioia. Porca troia. Aspetta, scala in prima. Tanto questo mo ha messo la retro. No, non me lo fregare, non me lo fregare. Vabbè, è finito il tempo. 3. Sì, è inutile, Rebel Rat, è finita. Dovremmo aver vinto, no?
In teoria, devastati 5, obiettivo di devastazione 3, quindi soddisfatto. Primi, va bene, non è che mi lamento. 5800 di XP e ovviamente i crediti niente, quando ci dai veicoli non ci dà soldi, va bene. Tutto completato, ovviamente, va bene. Allora, passiamo a... Perché ci ha riposizionati all'inizio? Non lo so. Ok, allora, prossimo evento, Ovest contro Est. È arrivato l'annuale fine settimana di gare Ovest contro Est. Decidi da che parte stare, scegli la tua macchina da guerra e lanciati in un'emozionante corsa senza precedenti. Vinci con un vantaggio di almeno 100 metri. Causa almeno 1000 di danni. Ovviamente il veicolo già ce l'abbiamo elaborato di prepotenza. Anzi, ci vado a dare un'occhiata. In realtà possiamo usare 7 di questi veicoli. Io quasi quasi, sapete che ritorno con la Speed Demon. Poi magari se dobbiamo fare i bonus per i danni me lo rigioco con un'auto più prepotente. No, ok, niente, non possiamo dare potenziamenti. Mancherebbe il motore, l'albero a came, ma mi fa avanzare di classe, quindi va bene così. Questo qui tra l'altro era il tracciato che avevamo affrontato in uno dei vecchi episodi. Madonna, era veramente difficile con quel fuoristrada, con le sospensioni tutte molli. Rapporto trasmissione direi che lo possiamo tenere tra standard e lungo, visto che... Oddio, sì, ci sono dei salti, però sono praticamente tutti rettilinei dopo delle semplici curve. Ah no, sono tre gare in realtà. Vinci con un vantaggio di almeno 100 metri, causa almeno 1000 danni. O fai uno o fai l'altro. Quello con l'R33 l'avrò usato anch'io, ma... È nel pacchetto DLC. Cazzo. Cerchiamo di stare davanti. Ok, salti, perché qua ti destabilizzano che è un piacere. Oppela, occhio. No, minchia, sono andato nel centro del salto, non l'abbiamo tenuta. Occhio, occhio. Oh, no, questo è il salto pericoloso. Cazzo, ma che cos'è? Ma levatevi. Scala, scala, che siamo sotto coppia. Ma che cazzo vuole questo? Ma vedi di fare retromarcia dove cazzo puoi farlo. Occhio, perché si salti tutti storti, sono pericolosi. Vabbè, vabbè, raga, ma come, ma non puoi. Ma non puoi, mica siamo quasi ultimi, cavolo. È veramente difficile come tracciato. Me lo ricordavo che era veramente una bastonata nelle gengive. Vedi, anche se tocchi uno durante un salto è la fine. Tienila, tienila, tienila. Cazzo. Ok, ok, ci siamo, ci siamo. Cazzo ho dietro un trattore. Minchia, fa un bordello. Tienila, tienila, tienila. Vattene a fanculo, bello. Occhio quei salti. Presi bene, presi bene. Allora, qui abbiamo notato che nel salto è meglio andare a destra. Vabbè, ho toccato quell'altro. Niente, riposiziona. Cazzo, è veramente tosto sto evento, eh. Pensate che sono tre gare. Vediamo se riusciamo a prendere Grisfinger. Giusto per fare un po' di danni, Ciao, bello. Tienila, tienila, tienila. Salto. No, no, andiamo a sinistra perché a destra è troppo pericoloso. Di qua senza esagerare. Eccolo. Settima posizione, eh. No, ho preso male il sa... Tutto calcolato, ovviamente, Tutto calcolato. Ok, 1000 danni li abbiamo fatti. Onestamente non li stavo manco calcolando perché preferivo vincere l'evento, ma mi sa che ci accontentiamo di una quarta posizione se non sbagliamo, Ok, che mancano ancora due giri. Possono sbagliare pure loro. I salti, bisogna fare attenzione. Cazzo, li sono salito sopra. Se non sbaglio il primo obiettivo era vinci con un vantaggio di 100 metri, ma direi che... Calma, calma, calma. È un po' impossibile, è un po' improbabile. Questo era cappottato, l'ho colpito, neanche l'avevo visto. Vincitore Psycho Missile, vabbè, o missile, non so quale sia la pronuncia.
Va bene, dai, cos'è che era terzo o quarto posto? Terzo posto, dai, va bene. Ah no, i tre obiettivi vanno per tutte e tre le gare, quindi abbiamo fatto cosa meno 1000 danni, devo vincere di 100 metri. Stesso traccia... No, il tracciato non è lo stesso. Ok, proviamo mo' a fare quell'evento, quella sfida. Dobbiamo passare i primi e vincere di prepotenza con un vantaggio di 100 metri. No, figa, se no era troppo impossibile. No, ma è il tracciato di prima, forse è al contrario. Forse con l'ora del giorno non lo riconosco. Cerchiamo di farci valere davanti. Uno però mi ha tamponato durante il salto. Mica sono finito male. Occhio. Cazzo, che botta. Nella realtà lasci il motore a terra con tutto il monoblocco. Ultimo giro. O sbaglia lui o... Il vantaggio di 100 metri è impossibile, ragazzi. Cioè, come fai? Cazzo, qui davanti c'è il panico però, occhio. Cazzo. Metal. No, no, Madonna. Andiamo a sinistra perché di là si vola. Minchia, quello è volato male. Cazzo. 3 secondi e 4, l'abbiamo distanziato un bel po'. Cazzo, lisciato. Dai, che forse ci dà il vantaggio di 100 metri. C'ho i miei dubbi, però possiamo comunque controllare. Primo posto va bene. Bene, bene, bene. Tutti gli obiettivi completati. Abbiamo fatto terzo e primo posto. Cerchiamo di posizionarci almeno secondi. Ovviamente, stessa pista. Dobbiamo solo vincere, ragazzi. Almeno un secondo posto. Ovviamente senza sponsor perché non si è offerto nessuno, nonostante tutte le innumerevoli vittorie che stiamo ottenendo, abbassando la difficoltà ovviamente, perché sennò tienila. Madonna, quando faccio sto cazzo di curvone, devi raddrizzare bene la macchina prima del salto, perché se salti storto è la fine. Abbiamo un doppiato qui, di merda. No, porca troia. Abbiamo buttato il vantaggio. Che teste di cazzo. Vabbè, dai, ci sta a rischiare ogni tanto, se no non c'è divertimento. Cerchiamo di recuperare. Poi, buoni, buoni, ragazzi, buoni, buoni. Tutta brava gente qua, tutti bravi ragazzi. Adesso ce l'abbiamo proprio attaccata al culo. Vai. Dai, falli sbagliare un pochettino. Quello è bloccato lì da inizio gara, ma non riesce a mettere tipo la retro e sbloccarsi, no, Come giro 4 su 12? Ma sei impazzito? Mo' me ne sono accorto. No, dai, ma sono troppi. Vai a fanculo. Seconda position, qualcuno ha sbagliato. Allora te ne vai a fanculo pure te, bello. Questo era un doppiato, No, qualcuno lo voglio tamponare, mica, sennò che cazzo gioco a fare a sto gioco, scusami, Tipo questo. Non lo spintono fuori. Levati, the damned. Levati. Occhio, occhio. No. Cazzo. Niente, riposiziona, riposiziona. Cosa mi è salito sopra, cazzo. Due posizioni perse. Aspetta, magari riusciamo a farlo fuori. Questo è ridotto male, mo lo cannono. Non frenarmi, non frenarmi. Minchia, ok, devastato. Almeno un rivale in meno da combattere. Dritta, dritta, tieni la dritta. Questo dovrebbe essere il secondo, credo. Cazzo. Tienila, tienila. Occhio. No, 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 tienila. The Damned, mo lo provo a far fuori. Gravedigger era il secondo, mi pare, sì, l'ho appena superato. Cazzo, mi stava colpendo. Una seconda posizione va bene, con prima e terza va bene, non mi lamento. Quello è finito fuori. Ah, perdita di potenza, che cazzo. Se ne va. No, ho preso il salto sbagliato. No, cazzo, che botta. Riposiziona, riposiziona. Perché nonostante quell'atterraggio non abbiamo nessun tipo di danno, né motore, sospensioni, marce, freni, nulla. Tutto intero, a parte, vabbè, la carrozzeria, perché quello è ovvio.
The Damned lì e lì e lì. Cazzo, non so cosa ho colpito, ma niente di buono. Ok, quello l'abbiamo demolito, perfetto, cazzo. Cioè, praticamente io in un rettilineo ho detto non abbiamo distrutto niente, ma abbiamo demolito tutto. Però siamo pure primi, eh. Decimo giro adesso. E anche il Mine Shaker è messo male, però, eh. Ci posso provare? Ok. Ok, si sta cartucciando lungo l'asfalto, sta rotolando, va bene. Ce la siamo portati a casa questa gara. Allora, è difficile, però il fatto che ci siano 12 giri la rende più facile rispetto ad altre gare che abbiamo già affrontato su questo tracciato. E comunque, prima position mi va bene, ovviamente abbiamo preso tutto. 4000 crediti va bene. 14000 di esperienza. Tutto completato, quindi nessun problema. Allora, facciamoci questo qua. Istinto distruttivo. Un magnate di Hollywood vuole vivere l'emozione di un vero derby di demolizione. Essendo abituato a muoversi in prima classe, per questo lavoro hai bisogno di una limousine. C'è un'altra fregatura, dovrai sfidare i migliori piloti di derby da demolizione in circolazione, quindi occhi aperti. Ovviamente la Speed Demon non ce la fa usare, ci fa usare la limousine che abbiamo vinto qualche campionato fa. Anzi, ne approfitto per vedere se ci fa fare qualche modifica. Perché classe veicolo dice massimo B, quindi in teoria posso dare tutti i potenziamenti che voglio. Cazzo, 13000 crediti abbiamo buttato però, eh. Fino a che restiamo nella classe B. Ok, allora, qualche modifica siamo riusciti a comprarla, ma molte le abbiamo dovute saltare, se no ci dice, guarda, vai in classe A, quindi non sei ammesso. Tipo pistoni, albero a camme, valvole, collettore di scarico, praticamente poche cose abbiamo messo. Ah, quello con le varianti dove ci sono due tornanti, vabbè, dai, comunque... A livello di cavalli abbiamo di più noi, anzi, sapete cosa vi dico? Io alzo di uno il rapporto trasmissione. 1000 danni e fai sbandare almeno 3 avversari, ci proviamo. Ma loro non hanno le limousine, ah no, è solo noi, è la nostra prerogativa. Ram ram, eh? Mi superi così, di prepotenza? Ok, perfetto, sì, va bene, fatemi passare. E non mi sono girato neanche una volta perché eravamo praticamente a panino in mezzo a 100 avversari. Cazzo, è potente sta limousine però, eh. Vediamo se riusciamo a far girare qualcuno. Ok, 1000 di danni già fatti? Possibile? Porca troia, ragazzi, quello l'abbiamo ucciso, mi sa, eh. Ci aspetterà una bella denuncia per omicidio stradale da firmare. Cazzo voleva fare? Ah, quello che voleva vendicarsi. Cazzo, peccato non sono riuscito a farlo girare. Mo' provo su bumper, outer. Ok. Vai, 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 girati, girati. Cazzo. Mo' lo prendo in pieno. Madonna mia. Il freno a mano sulle limousine è una cosa molto pericolosa, eh. Cazzo, che trambata, riposizionazi, riposiziona. Vediamo se riusciamo a far girare qualcuno. Madonna, bello. Porca troia. No, minchia, che trambata che stiamo a da. Ok, abbiamo fatto tutti gli obiettivi, quindi dobbiamo andare solo in top 3. Alza sto freno a mano. Occhio, occhio, che mo ci usano. Ecco qua, come muretto. Tipo Gran Turismo 5-6. Anzi, in realtà a tutti precedenti a GT Sport. Occhio perché qui, ecco qua apposta, appena detto, quello è morto. Io faccio il giro di qua, mo. Tanto va bene comunque. Occhio, ecco qua. No, no, siamo all'interno, perché sennò qua. Madonna. Mazza che trambata ha dato, quello è morto, eh. Quello è morto. Queste sono le prime posizioni, occhio. Ecco qua, almeno facciamo un po' di danni. Ecco qua, perfetto. Quello che non doveva succedere. Siamo ancora terzi però, eh. Anzi, sapete cosa vi dico? Mo' lo rifaccio, eh. Andiamo in contromano. Ciao, bello. Demoliscilo. Bene, bene, bene. Questo gli abbiamo fatto perdere il giro. Via, 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 via di qui. No, no, non mi... vai a fanculo. Riposiziona. Occhio. Cazzo, siamo mezzi demoliti, eh. Basta fare cazzate perché...
Abbiamo 28 di salute, tutto il veicolo è praticamente distrutto, come vedete lì in basso a sinistra. In effetti qualche modifica a livello di resistenza gliela potevamo dare, però vabbè. Siamo lontani dai guai perché il veicolo è messo molto ma molto male, tutto all'interno qua. Queste sono le prime due posizioni. No, no, stavolta li seguo. Minchia, quello si è addobbato da solo. Oh, così, prima position di prepotenza. No, 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 non andiamo di là perché sennò veniamo colpiti. Oh, ma che cazzo vuole Mad Molly? Io non accelero, vedete? Ok. Cazzo, peccato non l'ha colpito in frontale. Ci eravamo messi molto male. È finito qui, no? C'è il finish. Quindi sì, va bene. Abbiamo preso qualsiasi cosa. Cioè, non ci ha dato soldi per darci un adesivo. Ovviamente tutto completato. Allora, avevamo detto che ci saremmo. Poi posso andare avanti, grazie. E ci saremmo fatti questo quarto e ultimo evento. Dobbiamo comprare la Rod Slayer. O Slayer. No, dovrebbe essere Slayer, non lo so. 16.000, praticamente la metà dei crediti che abbiamo. È parecchio bella esteticamente, eh? Allora, modifiche al motore di base parte già con il livello 2. Il livello 3 non possiamo perché aumenta la classe del veicolo. Compriamoci però qualche modifica. Finché siamo nella classe B va bene, dice il gioco. Praticamente abbiamo acquistato qualsiasi cosa. Le uniche cose che non abbiamo preso sono i pistoni, perché il livello massimo mi porta a classe A, e se non sbaglio le valvole. No, le valvole le abbiamo messe, basta. Solo i pistoni non abbiamo messo, il resto abbiamo tutto. Vabbè, ovviamente il motore, perché quello ti fa salire troppo. A questo punto però gli aumentiamo anche un po' di forza, scusate, eh. Che fai, non le metti? Oddio, non è che abbiamo tanti soldi. Questa può andare. Abbiamo finito i soldi? No, qualcosa ancora abbiamo. No, questa non mi piace, lasciamola così. Qui che cosa abbiamo? Sbarre d'acciaio laterali. E vabbè, visto che ci siamo, mettiamo anche l'ultimo. Barra pesante. Dai, siamo scesi un po'. Però ovviamente il veicolo deve essere anche resistente. Ok, dai, anche qualche modifica a livello estetico ci può stare, giusto per non tenerla stock. Dai, va bene così. Minchia, che bel sound ha. Ci proviamo subito, eh. Minchia. Ok, mica se non me lo contava, vedeva lì. Oh, che cazzo. Pezzo di merda. Ma va, tutti sta buttando fuori quello, eh. Lo devo ringraziare per l'obiettivo, però. Si è girato, si è girato. Non riesce a tenerla più. No, qua mi schianto. Non sapevo ci fosse la curva. Cazzo. Vai, vai, vai. E Crazy Tank, ti è piaciuta la polvere? Minchia, quelli davanti vanno un botto, vanno, eh. Non sbaglia nessuno, poi. In fila. Occhio, occhio, occhio che mi fa la manovra pit. Cazzo. No, ho preso un dosso male. Tienila. Madonna, come lo liscia. Non riusciamo a prenderli. Forse non era il caso di mettere modifiche a livello di resistenza, perché loro vanno veramente forte, vanno. Ma poi che cazzo è? Fanno team, cioè nessuno si sportella qua. Vabbè che sono tutti distanti. Vai, 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 Big Papa lo stiamo prendendo, eh. Cazzo, lì ogni volta colpiamo il muro perdiamo un po' di velocità. Ok, siamo terzi, dai, dai, dai. Scusa, non l'ho fatta apposta, giuro. Cazzo, Big Papa ha superato anche lui il secondo, eh. Abbiamo ancora tre giri. Quarto, quinto e sesto. Cazzo, qui c'è qualcosa che fa perdere. Oh, ha sbagliato un pochettino. Pezzo di me. No, madonna, pensavo di aver preso la roccia lì in mezzo. Vai.
È inutile provare a cannonarlo, però. Se ci posso provare, ci provo. Bravo, si è addobbato contro un muro. Dobbiamo solo resistere. Una parola. Cazzo, mi ha colpito. Però è uscito fuori, eh. No, andava scalata un po'. Vabbè. Questo era quello che era primo. Oh, bravi ragazzi, bravissimi. Il terzo gode sempre. Dai, è l'ultima curva, è l'ultima. Vai, portata a casa. Cazzo, erano parecchio forti loro. Noi avevamo ovviamente meno cavalli. Anzi, in realtà avevamo gli stessi, ma con tutte le modifiche estetiche si è appesantita, non dico tantissimo, però un po', diciamo. Ovviamente tutti i bonus completati. Praticamente per questo video non devo rigiocare nulla. Ok, ovviamente ci dice anche che possiamo avanzare alla categoria successiva, però sapete che voglio completare tutti gli eventi e fare tutte le sfide. Ok, ci siamo fatti quindi 4 eventi tra quelli che sembravano più corti. In realtà alcuni erano anche tipo 2 o 3 gare, va bene comunque, eh. Per questo episodio settimanale di Breakfast è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Un saluto a tutti.